Allora, un amico mi ha chiesto se gentilmente gli posso recuperare queste esche. Recuperare nel senso riverniciare, dato che mi ha detto sono tanto tempo che ce l'ho, io non le ho più usate perché si erano sverniciate. Ho provato a riverniciarle, ma lo possiamo vedere, non è proprio il massimo. Allora, proviamo a fare una cosa, proviamo a recuperare queste esche e dargli una nuova vita. Sono degli snodati, penso della rapala. Comunque, vediamo se si riesce a fare qualcosa. Iniziamo con lo sverniciarli. Ok, li ho sverniciati. Sinceramente non capisco neanche perché erano verniciati in quel grigio orribile, quando sotto hanno un colore comunque molto catturante. Ormai è tutto rovinato, quindi rifare il colore è la cosa migliore, però erano delle belle esche, non capisco perché fossero colorate di quel grigio. Ok, abbiamo dato il prime, ora accendiamo il nostro spiedo e lasciamo asciugare per circa 2 o 3 ore. Ok, il prime è asciugato, ora passiamo alla verniciatura. Dovremmo farli di tutti e tre uguali. Iniziamo col diluire il bianco. Allora, intanto che qui asciugano, asciuga il bianco, andiamo a diluire il nero per fare la schiena e la parte di fondo di nero. Ok, proseguiamo con la colorazione del nero. E anche il nero è stato messo. Tanto che asciuga, lo accendiamo. Tanto che asciuga, andiamo a fare il colore dorato, colore nuovo che non avevo ancora provato, il dorato metallizzato. Allora, per fare le squame, siccome vogliamo fare le squamette, prendiamo la semplice rete delle patate. La rete delle patate va benissimo. La mettiamo intorno e ci mettiamo dalle mollette che la tiene ferma. Adesso andiamo a verniciare con il dorato. Allora, ecco il dorato. Non vi sto neanche a dire quanto sono impazzito per far venire questo colore. Infatti, ho lasciato perdere le riprese perché stavo diventando matto. Comunque, il dorato ce l'abbiamo fatta. Adesso gli faccio la pancia arancione, di questo arancione qua. E poi gli andrò a rifinire il nero sopra. Andiamo con l'arancione. E niente, ho sverniciato tutto, non mi piacevano. Ricominciamo da capo. Questa volta ho mascherato per fare la striscia sotto e stavolta comincerò da sotto, dal rosso o arancione tendente al giallo. Allora, striscetta arancione fatta. Adesso proseguiamo con la base di giallo e poi il nero, sempre con le squamette. Ok, dorato passato, anche il nero. Adesso aspettiamo che asciuga e poi li resiniamo. Sverniciati per la seconda volta. C'è sempre qualcosa che non mi convince nella colorazione. Ed è la terza volta che svernicio. Allora, siccome il mio concetto di base è di fare questa livrea, quindi dorata e nera, con sotto delle piccole macchie di rosso, ma il dorato non so per quale motivo nell'aerografo mi fa soltanto dire brutte parole, ora voglio provare a dargli il dorato con il pennello e vedere che cosa succede. Altrimenti non so veramente come fare. Vabbè, adesso ci provo, vediamo cosa succede. Allora, gli ho rimesso la rete per fare le squamette. Qui abbiamo il colore, quello infame che non riesco a dare con l'aerografo. Vediamo se col pennello riesce ad avere un risultato migliore. Il problema è che c'ho anche un pennello un po' del blecio, ma vediamo un po' cosa succede. Succede che questo pennello fa veramente schifo. Il problema è proprio questo, che questo colore non prende, non so come mai. Ci provo con la spugnetta, vediamo un po' cosa succede.
E niente, siamo di nuovo qui. Ci riprovo. Allora, ho mascherato di nuovo, adesso ri gli rifaccio il rosso sotto. A bomboletta, ragazzi. Ormai ci ho rinunciato con l'aerografo. Quel cavolo di colore dorato non veniva bene in nessun modo. Ma qui non si torna indietro. Allora, il vantaggio delle bombolette a differenza dell'acrilico è che asciugano veramente in un nanosecondo. Quindi adesso togliendo questo, in teoria, ecco fatto. Questo è il risultato. Ora li togliamo tutti e poi gli mettiamo di nuovo la rete per fare le squame. Ok, gli abbiamo messo la rete. Ora proseguiamo con il colore. Purtroppo, ahimè, come avete potuto notare, con l'aerografo non sono riuscito a fare il dorato metallizzato, quindi sono dovuto passare al lato scuro, ovvero la bomboletta. Abbiamo comprato questa, trovata al brico. Dovrebbe uscire questo colore qua, che è molto simile alla livrea che volevo fare. Ora lo scopriamo. Allora, io ve lo dico, secondo me è una figata. L'ho provato su un foglio, il colore è questo. Secondo me è perfetto. Ora proviamo, vediamo cosa succede. Ragazzi, io non so se si vede, ma a me già fa impazzire. È fighissimo. Niente, sono venuti troppo una figata. Proviamo a togliere. Si dovrebbe essere asciugato. Dovrebbe essere abbass passato abbastanza tempo. Speriamo bene. È la quarta volta che li rifaccio. Ho paura. Questo affare va bene per far asciugare, ma il risultato già che si vede mi piace. Raga, ma cosa è venuto? Ma che ve lo dico a fare? Ma cosa ve lo dico a fare? Ma cosa ve lo sto dicendo a fare? Guardate che roba, cos'è venuto? C'è un piccolo buco, però. Qua non è venuto benissimo, però non ci posso fare niente. Direi che va bene così, mi sono anche un po' stufato. Ora li resiniamo. Questo pennello fa schifo. Finiti i pennelli, mi sono dovuto arrangiare con questo scopettino microscopico. Praticamente ho tagliato i peli di un altro pennello, in attesa che mi arrivano i pennelli nuovi. Tanto per fare questo lavoro va benissimo. Uno spettacolo. Adesso dobbiamo solo aspettare che asciuga la resina. Il video di oggi finisce qui con gli artificiali che sono in asciugatura sul mio spiedo. Non perdetevi il prossimo video dove li andremo a provare e proveremo a prendere qualche pesce. Vi confesso che sono un po' dubbioso sul colore, però è già molto meglio di quello che mi era uscito con l'aerografo. Purtroppo ci abbiamo dovuto ripiegare sulle bombolette, non che io le preferisca, però va bene così. Se vi sono piaciuti i miei video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo alla prossima e buona pesca!